Sì, il forum, c'è cioè il server è già aperto anche lì. Ah già? Inizia. Inizia lo streaming. Ok. Ma questa qui con la 458 quando finisce? Due parole di benvenuto per lo streaming, parla. Con Suzuka. Buonasera a tutti, benvenuti a Destruction Derby della vita. Va bene così? Ah, quindi è l'ultima la settimana prossima? Oddio, cioè l'ultima di questa serie. Sì, poi c'è. Sono già 8, eh. Non esattamente pochi. Ah, io non l'ho controllato, ma siamo tutti, tutti, sì. Tutti e 15. E 15, siamo 15, sì. Io non so perché non mi ha messo. Info generale. Da un po' a sinistra. Sì. Da un po' a sinistra. Hai un'auto a sinistra, Paolo. Lo spatter funziona. Poi attenzione. Un'auto a sinistra. Un'auto a destra. Auto no, sopra la testa. No, ti ricordo che sei per mio padre. Ricordatevi. Tanta, tanta, tanta pazienza da avere tuo padre. Ti ho fatto una cosa del genere. Yeah. Mio padre gli dico, mi fai lo spot per questa cosa, ma ci ho sentito un po' pigliarmi per il culo. Tra l'altro ho messo anche quello con la voce più alta per cui. Ah, ecco, secondo me che deve proprio si deve assordare. No, non la senti, eh? No, non è che non la sento, però è proprio attenzione. Un po' viscida questa. Con questa pista. Ma chi l'ha messo il video oggi? Delle cose della Formula Indy su questa pista. Paolo. Paolo, io. Paolo, l'ho visto oggi. Sono dei pazzi quelli. Ma quelle erano già macchine, diciamo, tranquille. Se guardate Formula Indy fine anni 90, diciamo in tutti gli anni 90, macchine turbo da 800 cavalli, piloti della Madonna, questi grandi pazzi. Sì, basta pensare che correvano in pista come questa, Guetti, eccetera. Sì, vabbè, io mi seguo intanto le gare della Formula Indy anche prima, però sono pazze, anche quelle macchine lì sono più, hanno anche più elettrone, sono messe meglio, sono pazzi, io le fanno delle quando cose fanno i allucinanti. Cittadini su quelle specie di sì, sì, di no, ma i cittadini vanno, sono matti, cioè. Eh sì, però è bello. Infatti qualcuno si ammazza di fatto. Per tutti gli ovali. Adesso non più, fino a una decina d'anni fa. Basta pensare all'incidente di Danaro. Ragazzi, Jacopo è proprio incazzato, lo dico. Perché? Un pazzo, ma. Ma non è l'unico. Ho il sesto tempo, quindi c'è qualcuno che è più incazzato di me. Io di sicuro. Lo sapevo, io cercavo lui. Io di sicuro. Faccio un po' io la stasera. Stasera occhio a fiancare Bernardo. A parte che non fosse incazzato. Veramente qualche mancella è stato rossa. No, dicevamo ieri sera, a parte la partenza, che non sono staccati, sarà problematica. Alla prima curva, chi parte esterno, cerchi di rimanere esterno, pensi a fare bene la curva e non a chiudere, ecco. Thank you.
Paolo, tu c'eri la gara della 599 la settimana scorsa? Sì. Sì, ero quello che stavo girando prima la prima curva e sono 100 in pieno. io lì ma sono scappato per miracolo. Sì. E no, tu non mi ricordo, hai fatto una gara discreta, no? Sì, avevo terzo. Buono. Io ho perso tanto tempo, i primi sei giri dietro chi c'era davanti a Stefano Guida, mi sembra si chiamava, non so, non li ho più visti lì davanti perché come ti dicevo sono ripartito ultimo, poi in rimonta ho ammazzato uno completamente, sono dovuto ripartire dai... sono stato i primi 5 giri. Sono stati i primi 5 giri dietro a lui, perdevo 2 secondi a giro dai primi 2. Infatti alla fine al sesto giro lo fa un passo un po' assassino perché sono entrato poi con la chicane, cioè sono voluto entrare. No, bella combo comunque. Bella macchina. Però la prossima settimana hanno fatto lo F40 Spice. Oddio, no, ci può essere. Non l'hai detto. S3 spero. S3 no, dovrò provare tipo 4-5 giorni e 4-5 notti di fila per imparare. No, vabbè, mi butto. La 5-9-9 non ho provato un cazzo, oppure non andavo male. Quest'anno c'è quest'anno, domani c'è un evento di Play for Race. Cioè domani? No, mi sembra. Non lo so. No, non so, io con loro non ci sto più in gruppo con loro, quindi non so. Però non hanno fatto niente questa settimana. Ah, ok, mi chiedevo perché non l'avevo proprio controllato. Come mai non sei più in gruppo? Non sei incazzato? Vabbè, no, non mi trovo più d'accordo con certe cose. Ok. Sono un attimino allontanato. Però ci si sente ogni tanto, non è che succede, però. Diciamo, sono solo uscito un po' da quel gruppo là per certe cose non mi andavano bene. Jacopo, come va? Prima era in mezzo all'erba. Appunto, se quello che riesce a girare. A me va un po' a scatti, eh. A me laga, ma se sono io, cazzo. E io ti vedo un po' la gara, Antonio, ma poco. No, io sono 170. Ah, non sei Antonio? No, sono Giuseppe. I 25 non scenderò mai, secondo me. Scusate, ero andato via un attimo. Ok. Sentivo che chiedeva. Ma sul rettilineo iniziale tra i 20 e i 30 sempre. Però sembrerebbe fattibile. Beh, 20 e 30 sì, è fattibile, no? Non è 2. Sì, non è 2, però adesso 25 ne ho adesso che esco dai... che esco dai box. Scusa Maurizio. Tranquillo. Il problema è che se i 25 sono i frame medi
i picchi verso il basso sono anche di 10 o 15. No? Comunque non è peggio di ieri sera, per il momento. È proprio caricamenti in generale, non è che dipende dalla gente che c'è. Io vedo laggare un po', però davanti Davide e Bernardo, e Bernardo lagga. Io avevo Antonio davanti, andava bene, insomma, sta girando tutto. E anch'io vedo tutto bello fluido. Quelli che ho visto andavano bene. State attenti ai box che non sembrano trapassabili, eh? No? No, no. Adesso guardo Bernardo, va bene, Davide va bene, li vedo normalmente. Torno su. E Davide mi vedevi laggare? Un pochino, pochino. Non c'è 77, quindi. Io vedo a parte un paio di sclerate ogni tanto, qualche macchina a farire, però non è abbastanza stabile. Passo al passo però, Bernardo. Ma non sono, diciamo, arrivato lungo, non volevo superarti, ma sono un po'. Però è venuto. Grazie. Eh no, Carl, you're right. Ah, non è trasparente. No. Carl, you're right. Non ho fatto caso. Ha chiuso una testa. Ha messo le tre. C'è sta una macchina apposta qui. Chi è che ha messo le tre sopra? C'è sta una macchina gialla. Torna ai vita, se no. Gli omini però sono trasparenti. Thank you.
Car on your right. Davide. Grazie. Vai Maurizio. Car on your left. Grazie. Grazie. Piano piano. Male. Malissimo. Male disturbato. No, basso. Sembra come se avessi qualcosa da tempo troppo. Uomo attacco. Ora? Un po' meno. Poco meno. Ragazzi, che qua nella parte per entrare? Colombo.
Come? Colombo. Colombo. Come Cristoforo Colombo. Okay, come tenente. Tenente, dai. Chi sei? Ecco, vuoi giocare con voi? Io sono tutti insieme alla gara, però non mi hanno cagato proprio. Vai, sono in qualifica, fra tempo, ci sono ancora 20 minuti. Ma se non ha fatto il booking non puoi più entrare. Se non ha fatto il booking non può più entrare. Ah no? Eh no. Ma anche Giuseppe gli era andato dietro. Vabbè, Giuseppe è un ottimo. C'è una scorciatoia, ma. Qual è? Non lo posso dire. No, me l'ho ascoltato da te. Ora la. Il TC. Com'è? No, guardi che io c'ho tutto, che mi statterà tutto quanto. Ti statterà? Mi statterà. Prossimo campionato statterà. No, vabbè, no, ho visto Domenico che ha fatto un tempo, vabbè. No, come. Comunque siamo in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 in 5 decimi, 4, 4 decimi. Car on your right. Comunque adesso Paolo. Cosa? Car on your left. Adesso non so se c'è ancora in TS, Enzo Car on your left. Aveva detto che si era iscritto ma non è stato cagato. Era appena arrivato, chiedeva la passo, però non avendo fatto il booking. Adesso poteva entrare. Ci guardo un attimo. Certo che si iscrive alle 10:15. No, no, ci sto. Paolo, ci sono già di fare, posto numero 43. Aspetta un attimo. Oh cazzo, hai ragione. Puoi fare qualcosa per farti entrare? Ti posso dare la password? Ma se non l'ha fatto il bello prima. Porca madonna. Mi spiace, adesso ripartire. Mi sono proprio perso la tua iscrizione. Mi spiace tantissimo. Ma se fosse arrivato in tempo oggi entravamo spesso. Sì, quello sì. No, mi spiace, Enzo, non tra un posto e l'altro mi ha sempre perso. Però sei arrivato un po' tardi. Sì, sì, è vero, certo. Però. Cioè, se tu arrivavi comunque alle 9 e mezza. Non potevi entrare comunque se una volta fatto il car on your left. No, sì, no, vabbè. Alle 10. Car on your right. Mi spiace moltissimo, Enzo. No, iscriviti, no, alla... Dai, iscriviti alla prossima. Prima che ok, penso. Mi spiace tanto. No, no, figurati. Partecipa anche magari a qualche allenamento, se poi la sera, così sono sicuro. Li avverto. Perché proprio essendo solo un posto, mi sono proprio perso nel mucchio e non chiedo tanto. Mi spiace. No, poi generalmente noi generalmente le serate che non sono weekend ci becchiamo tra le 10 per fare gli allenamenti, poi chiaramente per le gare, questa sera insomma vicino.
prende ora per pigliare la prima? Oh, dalle 10 alle 10 e mezza. Perfetto, il canale è sempre questo. Provato tutto. Sempre questo, il forum è sempre quello. Abbi pazienza questa volta. No, Carl, on your right. Va bene, alla prossima, dai. Alla prossima, Enzo. Sì, ci conta. Ciao, ciao. Buona gara a tutti. Grazie. 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 Ciao. Ciao. Ho proprio perso, mi spiace. Ma va a cagare, oh, come tocchi sti cordoli, vai per traverso subito. You're right. Car on your right.
Car on your right. Maurizio. Aia. Ah, no, tranquilla. Domenica non t'ho visto. No, tanto stavo giro qua. Ah, ok. Che buona di cos'è? Anche quello io. È un decimino, mi sa che quello ce l'ho. Dai, pensiamo, vaffanculo, però.
siete? Sì. Non ancora. E che esce 50 secondi. Io. Quanti? 32, 32 dovrebbero bastare. Niente, c'ho la macchina che non tiene più, non so perché. Cazzo, toccato. Io mi sono fatto quasi tutte le prove col setup a default e non scendevo sotto i 23, dicevo ma perché sono così pippa stasera? Ho fatto due giri giusti, o tre. Quanti litri dicevate? Perché a me da 49 per fare 18 giri. No, sono 32, una roba del genere. Ok. Accorgimi, comunque niente, se è veramente un macello chiedete pure. Te lo diciamo, dai, okay, tu se... tieni acceso. Eh no, lo tengo acceso perché sennò va per la fuga. Ma no, la gara. Mi chiedete le start. Bocca lungo. Ma la gara. A me mi ha messo i box. A parte le box. L'Agata. Ascolta, Maurizio non c'è partito. Ragazzi, ripartiamo. Maurizio non c'è partito. Non siete partiti. Non mi partiva. Maurizio non c'è partito. No, 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 non mi partiva. C'ho il volante che sta andando in tilt. Votate. Comunque, no. Forse una partenza lanciata si sarebbe. Si è spento il volante. Porca troia. Prova riaccendolo, sì. Ma a volte devi uscire dal gioco e rientrare. Rifate il restart perché non e io ho già passato. Fatto votate. Niente. Votate. Io ho pigiato, no, passato, l'ho passato. Preso. Sì, sì. Che è successo? Ci sei Attilio? Niente, qualcuno sì. Non è partito. L'acceleratore è Maurizio, non sei partito. Ma il volante ce l'hai. Ma domenica c'è? C'è una volta che non ho pagato bene, non c'è neanche lo spazio per passare. Era partito male, Bernardo. Cazzo che ansia. Raga, molta piano. Attenzione. Piano. Perché la gara non si conclude dopo 3 minuti. Sentiamo dopo. Sì, sì, però adesso non è partito qualcuno, non è che ha fatto così. Maurizio, ma sai come faccio? Chiudo lo streaming e riprovo al limite. No. Perché non mi parte. Devo uscire fuori, porca. Perché non avrai il force feedback, vero Attilio? Come? Non hai il force feedback quando salta il volante, saltato... se non esci dal gioco. Prova a vedere adesso, fai veloce, esci, rientri dal server e vedi. Infatti sono finito, lo so provare.